Savino, Radio Meglio di Niente, buongiorno. La nostra rassegna stampa odierna parte da bianconero.com che ci propone diverse notizie, tra cui intervista l'amico di Zidane che dice il suo sogno di sostituire Allegri alla Juve. Poi ci sarebbe stato contatto tra la United e la Juventus per Cancelo, ma ci sarebbe il muro da parte della dirigenza juventina. Juve Cagliari, c'è da ricordare la memorabile vittoria a Torino del 2009, risultato di 2-3. Sempre a proposito di calciomercato, Juve attiva, pronto l'assalto a Milenkovic. Riguardo le altre notizie, come ben sapete, 121 anni di storia sono stati celebrati ieri, 1 novembre, ed è stato anche designato l'arbitro per Juve Cagliari, si tratterà di Mariani. Mentre per bianconero.com propone un'altra notizia di mercato riguardo il possibile scambio tra Sandro e Martino. Dicevamo Juventus Cagliari in programma sabato sera alle 20:30. Vediamo le formazioni possibili proposte dal sito gemania.it: Juventus 4-3-3 con Szczęsny in porta. Cancelo, Bonucci, Benatia e De Ciglio in difesa, Bentancur, Pjanic, Matuidi di centrocampo, Ronaldo, Mandzukic e Costa in attacco. Il Cagliari invece dovrebbe rispondere un 4-1-2 con Cragno, Serna, Pessacane, Cepitelli, Padoin, Ionita, Bradaric a centrocampo e Barella, Castro tra le linee e supporto di João Pedro e Pavoletti. Su Facebook consigliamo invece la pagina Fedeltà Bianconera che propone le sue notizie di mercato, Juve asse come Raiola, pronto l'assalto a Pogba per gennaio. Il sito propone appunto diversi spunti di mercato, in questo caso dice che a parte Pogba, l'asse col procuratore dovrebbe portare anche De Ligt, difensore dell'Ajax, molto giovane, promettente, che però costa già una cinquantina di milioni. Sempre su Fedeltà Bianconera troviamo altre notizie di calciomercato, secondo loro il sostituto di Dybala potrebbe essere Griezmann. CagliariNews24.com. Per quanto riguarda le altre squadre, vediamo cosa si dice da parte di Cagliari, i nostri prossimi avversari. Juventus, mattinata di lavoro pensando a Cagliari, aperte Chiellini e Bernardeschi, meno due alla Juve, ancora parte Farias e Clavan per il rossoblu, poi Jeda che ricorda Juve Cagliari 2-3, Pavoletti che dice fondamentale l'aspetto mentale, poi il gol. Juve Cagliari, come già detto, l'arbitro sarà Mariani, Lopez intanto ex allenatore del Cagliari è diventato campione d'Uruguay con il Peñarol. Juventus Cagliari, ricordiamo alle 20:30, diretta da Zon. Blog Cagliari Calcio 1920, invece la pagina che consigliamo su Facebook, dove troviamo il ricordo di Jeda dettagliato della vittoria 2009, poi Cragno, uno dei protagonisti di questo inizio campionato della squadra di Maran. Pavoletti che dice a Cagliari mi trovo bene e poi gli auguri ad Albertosi, indimenticabile portiere del Cagliari e della nazionale che oggi compie 79 anni.